Buon pomeriggio dalla redazione web della città, bentrovati a questo secondo appuntamento quotidiano con le notizie dal web della città. Vi ricordo che siamo in onda in questo momento sul canale Ustream, all'indirizzo che vedete in sovraimpressione e che a partire dalle 17 questa puntata sarà in onda anche sul canale multimediale YouTube della città. Partiamo con qualche notizia di viabilità. Diamo le notizie per questa sera. Alle 20:30 allo Stadio Olimpico ci sarà il torneo calcistico Trofeo Team con la Juventus, il Milan e l'Inter. Sino alle 24 di oggi, 29 luglio, chiusura del sottopasso di Corso Spezia per lavori, mentre nella notte tra martedì e mercoledì dall'1 alle 3 ci sarà la consueta chiusura del sottopasso di Porta Palazzo, Corso Regina Margherita, per operazioni di pulizia meccanizzata. Dalle 8 di domani mattina e sino a terminate necessità si chiuderà il sottopasso Mina di Corso Ferrara per lavori di manutenzione AEM. Vediamo invece i semafori in manutenzione per la giornata di oggi, quello di Corso Francia, angolo Corsi Montegrappa e Corso Montecucco, mentre per la giornata di domani, scusate, saranno in manutenzione il semaforo di Corso Inghilterra, angolo via Cavalli, in Corso Agnelli, angolo via Filadelfia e in Corso Novara, all'angolo con Corso Palermo. Passiamo alle previsioni del tempo, il meteo che ci è fornito ogni giorno dall'ARPA Piemonte che potete consultare sul sito della città. L'ultima rilevazione che vedete online è quella delle ore 14. Il tempo in quel momento era sereno, la temperatura intorno ai 31 gradi. Continua a fare molto caldo, ma nel frattempo, come potete vedere, il cielo si era annuvolato. Non sono infatti positive le previsioni per il resto della giornata. Rimarrà nuvoloso il cielo per la sera, per la notte e fino al mattino di domani. E siamo collegati come ogni giorno con la redazione di Torino Click, il notiziario online scaricabile ogni giorno intorno alle 19 sul sito della città. Ci aspetta Mauro Marras per darci qualche anteprima sul nuovo numero. Ciao Mauro. Ciao a tutti. Allora, oggi parleremo del Fondo Nazionale per l'infanzia, per la prima infanzia, che permetterà per l'anno prossimo di generare 400 nuovi posti negli asili nido. Quindi la lista d'attesa a Torino è a 1.800 posti. Con questo intervento di oltre 1 milione di euro riusciremo a portarlo a 1.400. E poi abbiamo anche alcune notizie che riguardano il commercio, nuovi spazi commerciali, si parla di sgravi fiscali per negozi che stanno attorno ai cantieri, insomma una serie di notizie che possono interessare i commercianti. E invece la cosa che volevo anticipare era che giovedì prossimo noi usciremo con l'ultimo numero prima della pausa estiva e sarà un numero speciale sull'estate con tutte le informazioni utili che riguardano coloro che restano in città in questo mese. Bene, grazie allora a Mauro Marras e auguriamo buone vacanze alla redazione di Torino Click. Continuiamo con il nostro TG, vediamo qualche notizia pubblicata sul sito della città, sull'home page. Parliamo oggi di un documento intitolato Indirizzi di politica urbanistica, un documento redatto per aprire un ampio confronto sulle questioni di pianificazione urbanistica con tutti gli attori della scena urbana. La città ha reso disponibile il documento che voi potete consultare collegandovi all'home page della città. Che si tratta insomma una sorta di punto di partenza per una discussione aperta che è aperta appunto a tutti, collegandosi con il forum che è disponibile appunto a partire dall'home page della città. Chiudiamo come ogni giorno con un occhio sulla città attraverso le webcam, ci colleghiamo con il piazzale autostrade della Torino-Milano dove vediamo un traffico piuttosto scorrevole, passiamo poi a Piazza Palazzo di Città. Appunto, anche qui il pomeriggio scorre tranquillamente. Poi, grazie alla Regione Piemonte che ci offre questa webcam, ci colleghiamo con Piazza Castello e infine con Piazza Derna in direzione centro città. Vediamo, insomma, il tempo, come abbiamo detto, è abbastanza nuvoloso. Io vi saluto, è tutto per oggi. Vi do appuntamento all'edizione di domani mattina alle 9:15. Ringrazio Mirko Corli che mi ha aiutato nella messa in onda della puntata e arrivederci, buon proseguimento di giornata.